In questo numero di TG Lurido, emergenza economia, emergenza criminalità, emergenza immigrazione, emergenza tasse. Emergenza criminalità. C'era tutto il paese, tutto Sant'Angelo Lodigiano qui nella parrocchia di Maria Madre delle Chiese per dare l'ultimo saluto a Mario Girati, lo ricordavate, il pensionato 75enne che è stato ucciso nella notte di San Silvestro intorno a mezzanotte con 8 coltellate proprio all'interno della tabaccheria che gestiva la figlia. Tutto il paese per dare l'ultimo saluto a Mario Girati, per stare accanto alla sua famiglia e per ascoltare le parole del parroco, di Don Pierluigi Leva, che rivolgendosi all'assemblea ha detto che questo è il momento della fratellanza, e poi ha puntato il dito contro i presunti aggressori, ha detto dovete costituirvi, vi auguriamo di passare lunghe notti insonni. Poi ha rivolto un accorato appello alla magistratura, alle forze dell'ordine, chiedendo loro di far sì che questo paese esca dalla paura, non viva più nella paura, perché proprio la paura è il sentimento maggiormente diffuso in questo momento, non soltanto la paura degli abitanti, ma anche, per la verità, la paura di tutti coloro che lavorano qui, soprattutto i commercianti, i tabaccai. Emergenza criminalità. La nuova sede della Regione Lombardia, un grattacielo che, una volta terminato, sarà il più alto d'Italia. Il Pirellone bis, così lo chiamano i milanesi, rischia però di essere anche il più caro. I costi dell'appalto sarebbero stati ampliati a dismisura grazie a un accordo sottobanco fra Infrastrutture Lombarde S.p.A., emanazione della giunta regionale, e il consorzio Torre, al 90% del gruppo Impregilo. L'imprenditore materano Francesco Rocco Ferrara aveva ottenuto in subappalto l'incarico di smaltire gli idrocarburi che inquinavano l'area dove sarebbe sorto il grattacielo. Ferrara, secondo i carabinieri, avrebbe presentato un preventivo di 8 milioni di euro, giustificati soltanto per metà. Un ritocco al raddoppio, dunque, che fa ipotizzare ai militari reati che vanno dalla concussione alla corruzione, dalla turbativa d'asta alla truffa. Emergenza Carovita. Il 2008 ha chiuso con un tasso di inflazione al 3,3% contro l'1,8% del 2007, il massimo dal 1996. Da 12 anni non si registrava un dato così alto in Italia. Emergenza tasse. Il decreto del governo data 22 dicembre, la sua entrata in vigore 1 gennaio, ma non si tratta proprio di un regalo legato alle feste di Natale. Stiamo parlando delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada. Il governo, nella stesura del testo del decreto, li chiama aggiornamenti. Di fatto questa crescita del 4% delle multe è un assaggio dei rincari di questo 2009. Se il governo non commenta il suo operato, i comuni dal canto loro non nascondono soddisfazione, a dispetto delle associazioni dei consumatori. L'ADOC, per bocca del suo presidente Carlo Pileri, afferma che questa è una misura che mira a far recuperare ai grandi comuni minori introiti dell'ICI, vanificando di fatto ogni vantaggio fiscale avuto dalle famiglie. Emergenza tasse, emergenza carovita, emergenza criminalità, emergenza sanità, emergenza rifiuti. Silvio Berlusconi ha messo il paese in ginocchio. Rialzati, Italia.